Allora, da qua inizia il nostro viaggio in Qatar e poi a Bangkok e poi in Myanmar. Io ho delle strane chiazze rosse a caso sul mio corpo. Presto di mattina, mi sono appena comprata tra l'altro questi occhiali da sole. Che sono molto belli, li ho consigliati io. Ero partita senza occhiali da sole, quindi questi saranno i miei nuovi compagni di viaggio. Facciamo scalo prima in Qatar e lì ci separiamo perché io sto una notte in più. Ma brevemente, ci separiamo brevemente. Stanno cominciando a fare... Ok, andiamo. Qatar Airways, migliore compagnia aerea dell'anno. Offre anche un programma di Discover Qatar, grazie al quale puoi prenotare tipo un tour del paese, magari no perché adesso ci sono 50 gradi, e puoi anche stare in hotel meravigliosi tipo 5 stelle per niente. Io ho pagato la mia notte 20 euro. Poi da Qatar la mattina dopo vado a Bangkok, dove incontrerò Martina e Paola, che saranno già lì. Loro si fanno tutta la giornata a Bangkok mentre io le raggiungo la sera. E il giorno dopo ancora andiamo tutte insieme in Birmania e si aggiunge anche un'altra ragazza. Quindi alla fine saremo 4 ragazze in Birmania. Non abbiamo preso il volo diretto per la Birmania perché costava troppo per Bruxelles, e volando sulla Thailandia abbiamo dimezzato i costi. E poi facendo questi viaggi in 4 si dimezzano ulteriormente, e anche ai costi si dimezzano anche le responsabilità organizzative, perché magari le persone si dimenticano cose, non funzionano carte di credito, e quindi non la prendo personalmente, no, ogni riferimento è puramente casuale, e quindi ci si salva un po' le chiappe a vicenda. Primo volo per Doha. Siamo a Doha, siamo arrivate un'ora di ritardo. Adesso Martina ed io ci separiamo perché lei prosegue per Bangkok e io vado a dormire in hotel, o meglio, alla spa. Sono arrivata a Doha e come si vede dalla mia faccia, che è già una fabbrica di olio, mi sono riuscita a fare un bagno turco gratuito camminando dall'uscita dell'aeroporto al garage dove era messa la macchina. Veramente sembrava di entrare in una sauna, ancora peggio dell'Iraq 2 anni fa, perché almeno in Iraq era secco il caldo, qua è veramente di un'umidità incredibile, ma poi non solo umido ma anche caldo tipo phon, tipo vapore. Tadan, Al Najada by Tivoli, enorme, e fuori il sole sta già tramontando anche se sono solo le 6 di sera. Wow, anche il terrazzino. Sono un pochino fuori dal centro città. Aspetta, esco, va, se non si appanna anche la macchina fotografica. Ecco appunto, cioè io sto peggiorando, pazzesco. Ok, non si vede una mazza. Forse deve prendere la temperatura e poi migliora. Comunque questa è la vista. Oggi non avrò molto tempo di farvi vedere il Qatar, soprattutto con la luce. Non ho letto assolutamente niente, quindi non so assolutamente dove mi trovo, cosa ci sia da fare, ma non mi aspetto tanto perché tutti questi paesi sono più o meno nuovi, quindi non c'è tanto da fare quanto più che altro da spendere da magnà. Quindi stasera volevo prendermi il relax, se riesco vorrei prenotare un massaggio, che mi piace un sacco stare in albergo anche da sola, prendermela con calma e non avere tutta la pressione di dover per forza scoprire le cose, perché mi sembra più una vacanza almeno avere un giorno in cui non ho la pressione di dover andare, fare, vedere, non starci dentro con i tempi. E non ho il mio computer, che mi manca tantissimo, quindi adesso questi 10 giorni che non ce l'ho sarà un po' di detox, che devo dire mi fa bene. Sono molto contenta di essere in Medio Oriente, cioè ogni volta che vengo in questa regione mi sento a casa, anche se qua per esempio non ci sono mai stata, anzi questo è tipo il mio 45esimo paese nuovo. In questa vacanza ne collezionerò 3 nuovi e non vedo l'ora di sentire la chiamata alla preghiera. E meno male che l'ho portato, che a Doha le prese sono all'inglese. Il bagno. Wow, anche il bidet. E poi ci sono io, che sono sempre vestita da barbona quando viaggio. Ok. Allora, siccome la spa non aveva posto, mi sto dirigendo al Suqua Kif, che dovrebbe essere giusto dall'altra parte della strada. Ma vedere un po' cosa offrono. Peccato.
Vabbè, il tempo è mortale, c'è un'umidità allucinante e veramente sono stata fuori, penso, mezz'ora, più di così non ce la facevo, cioè penso che i miei vestiti siano bagnati, trasparenti ormai, anzi mi sentivo anche un po' a disagio nonostante avessi fatto in modo di avere le braccia e le gambe coperte. Perché la gente ti fissa, tra l'altro, soprattutto se hai una macchina fotografica e se sei bianca quanto me e da sola. Su qualche carino, si vede che ha mantenuto un pochino la struttura di villaggio di pescatori, perché Doha è nata così, come un villaggio di pescatori, di perle anche. Questa secondo me è la parte vecchia di Doha, poi al di là della corniche si vede che c'è tutto il panorama di grattacieli, quindi quella deve essere la città nuova, però non ci riesco ad andare questa volta. Stavo cercando qualcosa da mangiare lì, ma è piuttosto turistico, anche se ci sono molti locali, il che è carino vedere che anche molti locali frequentino le loro stesse attrazioni turistiche. C'era anche un festival dei datteri. E basta, il resto sono i classici souvenir da souk arabo che ci sono in tutti i paesi arabi più o meno. Ho visto vari ristoranti che erano molto carini di aspetto e che mi sarebbe magari piaciuto esplorare se fossi stata con qualcuno, ma da sola non mi andava di sedermi, quindi ordino qualcosa in stanza, do un'occhiata al menù adesso. Non mi serve neanche fare la doccia perché praticamente l'ho già fatta, un bagno. Scherzo, adesso ovviamente mi devo lavare, è anche bene. Arrivata a Bangkok. Sì, ma è tutte e tre qua? Sì. Ok. Vai. 12° piano, poi che bello. Via la roba qua. No, tranquilla, grazie. Ma qui tra l'altro è un'area super mondana, stavo vedendo. Tolgo perché sono oscena. Siamo in un ristorante di shabu shabu. Prima sera a Bangkok. Ok, prima cena con tutte e tre insieme con la Ludo. Ce la devo fare. Leggera. Ma chi se ne frega, e ci stiamo facendo un massaggio, io mi faccio un massaggio ai piedi e si fa un Thai massage e io adoro. Primo hotel di Bangkok la mattina, questa è la skyline, siamo a Sukhum Vit. Ieri sera sono arrivata verso le 10 dall'aeroporto e siamo andate subito a mangiare shabu shabu, che è questa specie di fonduta di brodo giapponese dove cucci la carne, le verdure, i noodles eccetera, molto buono. E poi siamo andate a farci un massaggio a mezzanotte in mezzo alla strada, ce ne sono un sacco uno via l'altro, non costano niente, abbiamo speso 14 euro in due per un'ora di massaggio. Io ho fatto il massaggio Thai, che non è rilassante, è tipo fatto di pressioni, ma pressioni con tutto, cioè ha usato i suoi gomiti, i talloni, i piedi, mi ha strecciata, mi è saltata sopra, totalmente decontratturata, quindi dopo il volo è fantastico. Invece Martina ha fatto il massaggio ai piedi, se non che dopo si è trovata anche lei la tizia che le strecciava tutto. Siamo pronte per esplorare Bangkok oggi. Non so quanto riusciremo a fare perché dobbiamo calcolare abbastanza tempo per arrivare all'aeroporto. Aeroporto che non è quello internazionale, ma è quello per i voli, diciamo, locali. Perché dopo da qui andiamo in Myanmar direttamente. Siamo per strada. Oggi è sabato, apparentemente c'è un pochino meno traffico, siamo passati da questa strada anche ieri sera, però aveva un aspetto totalmente diverso. Adesso stiamo cercando un posto per la colazione e abbiamo decretato che sarà questo, All Coco. Tutto a tema di cocco. C'è anche l'affogato al cocco. Un po' di cavi. Siamo in un semplicissimo convenience store e già qua hanno un sacco di maschere che mi ispirano, tipo quella della la bava di lumaca, carini, pesci essiccati
e gamberetti per colazione, acciughe, questa è la sezione degli snack. Lifting per il mento, ovviamente coreano, ma un elastico acciughe con quelle robe che le mangiate noi ieri, però tutti i tè. Sticky rice. Questo ragazzi bisogna comprarlo a tutte le erbe. Ah, c'hanno la loro birra? Alici. Bangkok e il nostro grab driver ha già capito i nostri gusti musicali. Infatti siamo finiti in un mega SUV con anche un video. E qui è dove si conclude la nostra vacanza in Asia per ora, all'hotel Riva Surya. Pad Thai, insalatina, papaya salad con chicken, vegetable, quesadilla. È la nostra ultima notte di vacanza, non siamo più in Myanmar bensì in Thailandia. Ci siamo messe presentabili e adesso stiamo esplorando la nightlife di Bangkok. E siamo dirette più precisamente in una strada che si chiama Khao San Road. Perché Marti stai correndo? La FOMO? Chicken, te lo fanno sul momento. Darkness, you'd hide with me, like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Taking a minute and I'm just about to. Ultimo giorno a Bangkok. Questa è la vista della stanza, bellissima verandina col verde fuori. Abbiamo l'aereo stasera per tornare a Doha prima e poi andare a Francoforte e poi io da Francoforte proseguo verso Bruxelles. Stamattina volevamo andare a vedere qualcosa di Bangkok, perché io l'ultima volta non sono riuscita a vedere niente. L'ultima volta volevo vedere almeno il floating market, tanto comunque che è il mercato flottante, diciamo, il mercato sulle barche, perché tanto in Thailandia ci ritornerò visto che non ho visto niente, e quindi sicuramente il prossimo viaggio in Thailandia a Bangkok me la vedrò bene bene. Bisogna calcolare un sacco di tempo per gli spostamenti perché è una città intasatissima dal traffico. Poi volevamo cercare di cacciarci dentro qualche massaggio possibilmente, l'ultimo
primo prima di partire, perché ieri già l'abbiamo saltato. Io volevo anche fare una sosta in un shopping mall, lo so è da vacanza molto ignorante andare a fare shopping e non visitare la città, ma penso di aver visitato abbastanza in questa vacanza, ho bisogno di un giorno di relax e, come dicevo, Bangkok la visiterò sicuramente qualche altra volta, quindi è inutile fare tutto di fretta oggi, anche per i problemi di traffico e di zone diverse della città. Volevo andare a fare un salto a questi centri commerciali giusto per comprare magari un pochino di prodotti che da noi non ci sono, specialmente di skin care, beauty, che magari arrivano anche dalla Corea. Sandali volevo cercare perché settimana prossima vado in vacanza, poi ancora continua la vacanza, torno a Bruxelles, lavoro 3 giorni, poi vado in vacanza in Sardegna, e siccome questa vacanza ho completamente distrutto i miei sandali, li ho appena sbattuti via, li ho lasciati qua, e quindi ho bisogno di un paio nuovo di sandali. Mangio un sacco di spazzatura.